Ragazzi, scusate l'interruzione. Ero qua fuori che stavo farmando un po' di stapling, un po' di legno, insomma, là in quella piattaforma che mi sono creato. E c'era un drowned con un tridente. Ho detto, proviamo a prenderlo e me l'ha droppato. Mi ha droppato il freaking tridente. Che top. È vero top. Ok, basta. Ciao. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Minecraft Chill. Ho farmato un po' di legno laggiù e direi un bel po' per creare la nostra nuova base, cioè la nostra prima vera effettiva base. Dopo i fail dell'episodio scorso, e comunque ci serviva assolutamente una base. Quindi ho fatto andare circa 5 accette di ferro. Ma ora finalmente dovrei avere abbastanza legno per provare a fare un accenno di base. Allora, quello che vorrei fare sarebbe una base sull'acqua, quindi sarà galleggiante. Si svilupperà partendo da qui e vedremo. Ho preso più o meno tutti i materiali che mi servono, quindi la legna principalmente, e poi volevo vedere se si poteva cuocere la cobblestone, questa delle miniere. Questa qui, che si può cuocere. Sì, ok, perfetto. Allora useremo anche un po' di stone cotta e mettiamola a cuocere anche di qua. Però per adesso iniziamo così. Lo chiudiamo. Allora, quell'isoletta lì verrà via assolutamente. Anche se mi porta al verde. Ci devo pensare su se tenere un po' di erba sulla mia base. Allora, principalmente sarà in legno, quindi sollevata potenzialmente uno o due blocchi dal livello dell'acqua. Giusto per far capire che sono palafitte. E basta. Quindi mi servirà molto legno, che ho. Ma anche molte fence. Sì, molte fence. Prendiamo la crafting. Inizierei a trasformare questi, che sono già un bel po'. E le fence, voi mi insegnate che si fanno, non ne ho idea. Con gli stick probabilmente in mezzo. Cioè così, così e stick in mezzo. Ok. Allora io partirei staccandomi un po' da lì. Quindi siamo all'incirca qua. Vorrei partire da qui. Ecco, già ho sbagliato. Partire da qui le nostre palafitte. Ok, non sembra male. Mettiamo un altro da qui, da questa parte. Da qua mi muoverei un attimo di là, però. Senza esagerare, ma senza neanche stare troppo indietro. Allora, qua iniziamo a chiudere e dopo vediamo se allargarci più avanti. Ok, questa è più o meno la grandezza e la forma della nostra base. Qua metteremo principalmente le chest con dentro un sacco di cose. E tutto in ordine, perché adesso ho 4-5 chest tutte disordinate. E quindi mi serve decisamente più ordine.
Dato che qua è già arrivata la terra, anche se non è una bella. L'erba, volevo dire. Anche se non è una bella erbetta verde, sento un drowned. Potremmo portarla già su, perché avrò un punto dove mi servirà un po' di erba. Sicuramente. Un mini drowned. Che carino. Quindi iniziamo a portare su la terra facendo così e così. Cioè l'erba, fino a sbagliarmi. Questa trasporterà su e dopo pian piano leveremo tutta questa isoletta qua sotto. Ho messo la terra qua. Terra, acqua. Ho capito, acqua, terra. No, beh, dai. Non è male. Allora, con l'angoletto lì lo voglio un po' più. Un po' meno a spigolo. E. Per il resto ci sta, per ora. Non mi dispiace. Cosa? Mi ha ferito. Quello che tutto quello che sto piazzando adesso probabilmente sarà anche da rompere perché cambierò mille volte idea. Ragazzi, non mi piace. Ho cambiato idea. No. Non va bene così, non mi dice niente. Ho un'altra idea, vediamo se funziona meglio. La mia seconda idea è quella di fare un pontile, quindi comunque stretto, un pontile, dove ai lati del pontile ci sono le casette. Una sarà il magazzino, l'altra sarà. Questo con l'altro, insomma, avete capito. Quindi un pontile che più o meno partirebbe da questa zona, senza neanche che tocchi la riva in realtà. Però un pontile, sì. Salve, signor Enderman, con un blocco di erba. Lei è qua in villeggiatura, in vacanza. Non sa perché. Quindi, partendo da qua, magari anche un po' più in là, questo è Birch Planks, vediamo se mi piacciono di più. No, mi piace di più l'oak. Sì, per fare la palafitta devo usare per forza l'oak. È troppo un legno giusto. Sì, troppo giusto, fratello. Devo per forza usare l'oak, quindi lo recuperiamo. A parte che ce n'è un sacco nell'inventario, potrei anche lasciarlo qui, eh. Sono pieno di oak, cioè non è che. Succede qualcosa. Allora, questi però li voglio recuperare lo stesso. Grazie, grazie, molto gentile. Crafting, fammi fare un po' di questa roba. Ma io ho gli stick da qualche parte. Eccoli qui. Dove ho messo gli oak planks? Dove ho messo gli stick? Fatti le fence. E corri di lì. Sto pensando di usare gli slab comunque. Al posto dei blocchi così interi. Vediamo. E ci sei cascato. Vado a farmi gli slab. Ma se mi chiedono a me. Ragazzo per te, Angela, io dico me, non so se mettergli,
Nah. Evitiamo questa cosa. Ok, già mi piace di più questa cosa che sto pensando. Non so perché l'ho fatto. Non ho neanche le... Sì, che ce le ho. Scherzavo. Mi è patatong. Ok. Mi piace. Non mi dispiace, devo dire. Non dico che mi piace, però non mi dispiace per il momento. Bisogna solo andare avanti. Ma come mai tutti qua oggi? Che di solito... Cioè, quando ho farmato gli alberi, zero mob. Cioè, ci credi che sono stato lì anche AFK? Manco un mob che è venuto ad uccidermi. Invece adesso... Sto facendo la base tutti insieme, appassionatamente. Ok, mi sta venendo l'ansia perché ho continuamente l'inventario pieno. Quindi mi sa che mi farò una chest dove svuoto tutte le mie robe e me la terrò qua. Metti dentro tutta quella roba qua per piacere, che non ce la faccio più. Sto impazzendo. Con tutte queste cose nell'inventario io scollo. La terra l'ho tenuta? Assolutamente no. La terra ce l'ho? Quella è la domanda vera? Assolutamente no. Ho giusto 8 un freaking pezzettino di terra. Che metteremo qua a pigliare l'erba. Ok. Quindi avremo un primo pezzo così. Dopodiché si dividerà qua, avrà una strada che continua, l'altra che va per la sinistra. Sì. Già ce lo vedo. Ragazzi, ho fatto qualche progresso. Non sono ancora totalmente soddisfatto di quel che è il risultato, però non è ancora finita, quindi è ovvio. Allora, qua ho fatto questo pezzo per far passare l'erba, perché non so perché l'erba non va avanti, o va avanti pianissimo. Comunque, non vi ho fatto vedere niente, quindi ora ve lo mostro dall'alto. Allora, questo è il pontile che rimarrà. Tutta quella roba lì devo ancora toglierla. Lì ho fatto una fonte d'acqua infinita per piantare la piantagione. Salve. Qui abbiamo grano tutto intorno. Ci sarà uno strato di verde, uno strato di grano, patate e beetroot, forse l'ho messo una beetroot per vedere il colore, perché non me lo ricordo bene, vedere come esce. E stavo pensando anche di fare una torrettina qua, piccolina, in stone, infatti ho messo qua c'era la stone. E stavo pensando di fare qua una torrettina, qua la piantagione e dopo di là continuerà il pontile con altre robe, tra cui magazzino, eccetera. Questo era un piccolo aggiornamento. A dopo. Ciao amici, ho finito la torre e sono andato avanti un po' col grano e con la piantagione. Adesso vi faccio vedere a che punto sono arrivato. Allora, questa è la torre. No, devo togliere quelle pressure plate lì perché fanno proprio schifo. Dicevo, questa è la torre. Non male. Questa qua, diciamo, è l'entrata del porticciolo. E quello è il campo che, vabbè, deve ancora finire di crescere. Però sarà così. Si passa, qua c'è la torrettina. Faccio anche vedere che si può salire, vabbè, niente di che. Si può salire e... Niente. Qua adesso questa cosa è ancora da togliere, però diciamo che questo è... L'inizio. Qua ho visto che la beetroot ci sta bene, quindi
L'ho aggiunta ogni tot patate, ogni tot grano, gliel'ho aggiunta e basta. Il grano dovrei averlo finito, l'erba, sì, sta mettendo più del previsto, però ci siamo quasi, diciamo. Questa la possiamo togliere ormai. Poi qui cosa farò? In pratica allontanerò tutta questa zona, verrà, andrà più indietro, cioè sarò più lontano dalla riva. E probabilmente anche quella zona, adesso non lo so, ci devo pensare se fare una partenza che parte dalla terra o partire direttamente dall'acqua, magari con un porticciolo, ci devo pensare. Però in sostanza, questa qui è l'inizio. Ma ancora non ho fatto la mia casetta. E quindi mi dovrei sbrigare. Però ci ho impiegato ore a fare queste due cose e quindi non ho più voglia adesso. Quindi probabilmente andrà domani. Quante volte ho detto quindi? Vabbè, bella. Allora ragazzi, ho fatto qualche progresso. Non mi ricordo neanche l'ultima volta che vi ho fatto vedere cosa ho fatto, quindi vi mostro. Questa è la torre, questa è ancora la partenza. Lì è quasi cresciuto tutto, forse è cresciuto tutto, sì, sembra di sì. Ho finito tutto il ferro facendomi asce, pale, roba, pure la spada mi è finita. Quindi non ho praticamente più niente, anche l'armatura quasi completamente finita, mi rimangono solo 5 meloni, quindi dovrò fare un attimo di recupero cose, mining e roba varia. Qui ho la mia doppia chest con un bel po' di roba, più qua un'altra chest con un bel po' di roba. Tutto questo perché sono andato avanti, ovvero da qui si va verso casa mia. Però ho pensato, casa mia deve essere figa e quindi ta-ta-ta-da-da. L'ho scavata nella montagna. Ho iniziato un po'. Adesso ovviamente non è finita, così sembra ancora non si capisce neanche cosa sia. Però questo è un po' l'idea. Questa è l'idea, diciamo. E qua si entra. Stavo però pensando di allungare questa entrata magari fino a qua e far entrare da qua in modo tale che qua non ci sia questo buco. Che non mi piace. Inoltre anche questo blocco qui che ho usato, che è una stone un po' figa, carina, ma non lo so. Non lo so. Diciamo che la stone è la cosa che ho di più come materiale, più facile da reperire, eccetera. Mi ero fatto anche le shears per farmi tappetini di lana. Infatti ho tosato le pecore per metterli qua sopra, ma non si può fare, non si può mettere il tappeto sul nulla. Quindi ho dei tappeti di lana, ho della lana che non sto usando, vabbè, non importa. Gli troverò un metodo. Però la cosa strana, cioè la cosa che volevo fare, oltre a spostare questa porta, mentre lo faccio, ve lo spiego, sarebbe cercare di sfruttare tutti i materiali più facili che ho, no? E io ho il bambù. La mia prima base, se ricordate, è in una giungla di bambù. Ho un'altra giungla di bambù vicino e quindi devo vedere quali blocchi si possono fare con il bambù. Ho già visto qualcosina. Un blocco intrecciato giallo che sembra carino, diciamo inusuale, ecco. Quindi si può fare. Adesso googlerò per sicurezza cosa esattamente si può fare col bambù, cioè tutto quello che si può fare, e poi deciderò quale utilizzare.